Buongiorno amici della Clessidra e ben ritrovati ancora una volta sul mio canale. Come vedete, oggi sono in compagnia di Giorgio di Ciao ragazzi! Barbarologeria. Giorgio è stato così gentile da invitarmi a cena questa sera, come vedete stasera, ma voi sicuramente vedrete il video di mattina. Sono qui con lui innanzitutto per intervistarlo un po', per rompergli un po' le scatole. E per consegnargli quello che è il lotto di orologi che andremo poi a mettere all'asta fra un po' di tempo, diciamo un po' più in là, e fare appunto la donazione a qualche canile o gattile, vediamo un po' chi c'è da aiutare questa volta. Allora, Giorgio, cominciamo così. Com'è nata la tua passione per gli orologi? Allora, ciao Emanuele, ti ringrazio assolutamente per l'intervista e Figura di me. dall'altro Emanuele si è appena mangiato anche un'ottima amatriciana, quindi Ragazzi. tendo a sottolinearlo. Allora, io mi sono appassionato agli orologi un pochettino di anni fa, come ho già detto anche in altre circostanze, ad altre persone, semplicemente guardando una televendita di The Market. Sembra assurdo, ma in realtà è così. Quindi parecchi anni fa, quando ero un spensierato studentello universitario, tornando da una serata brava con gli amici, mi sono messo a fare zapping prima di andare a dormire 4-5 di mattina e rimasi folgorato da una televendita appunto di The Market, dove c'era un tizio che forse voi molti altri conoscerete, con la barba, i capelli bianchi e vestito in maniera molto curiosa, che vendeva Maglia del orologi. baffo, Il nome non lo ricordo, famoso baffo delle il nome televendite. non lo ricordo, ma chi si ricorda solamente il canale sa benissimo di chi sto la persona a quale mi sto riferendo, che vendeva orologi, per contesti probabilmente, perché erano sicuramente orologi, diciamo, in conto vendita, perché erano orologi importanti. E nella mia assolutamente ignoranza del tempo rimasi assolutamente folgorato. Nello specifico era uno scheletrato Vacheron Ah, Constantin. quindi roba da poco, orologi E della da là mi chicco. si aprì assolutamente il mondo sull'orologeria, anche perché ero, appunto, come anche ha detto Emanuele, una persona che non prestava molto attenzione all'ornamento da polso. L'unica cosa che forse che portava quando era ancora più giovane erano gli orologi che si trovavano nel fustino del Dash, quindi già detto. E da là solamente mi si è aperto un mondo e ho cominciato a guardare le vetrine dei negozi in maniera differente. Pian piano mi sono appunto ancora più maggiormente interessato al settore, fino Da a rifare. interessarmi proprio a quello che c'era dentro un orologio, quindi non soltanto all'aspetto esteriore, all'aspetto estetico, ma a quello che era appunto il funzionamento di un orologio, che pensavo che funzionasse solo e esclusivamente a batteria. Infatti E ho oggi li ripari, scoperto giustamente, sì. che esisteva appunto il sistema, il meccanico. E da là mi sono cominciato a interessare anche alla logica meccanica, fino a voler proprio mettere le mani all'interno di un orologio. E da là appunto mi si è aperta invece appunto proprio la finestra della restaurazione, della riparazione, del movimento, del calibro e dello studio del meccanismo stesso. E quindi ho avviato un altro studio, un altro approfondimento, proprio non sull'aspetto estetico, non sulla storia dell'orologio in sé, Certo. non sul non su, appunto sulla su, sull'estetica stessa dell'orologio, ma su quello che contenesse l'orologio e cosa lo facesse funzionare e come Di funzionasse. fatto oggi ripari anche orologi per conto Da tuo, vuol oggi, dire? dopo un po' di anni, assolutamente ho fatto un mio piccolo laboratorio assolutamente amatoriale, dove a 360 cerco di fare appunto restauri, soprattutto ovviamente su orologi datati, non su quelli moderni. Ok, chiaramente poi ti diletti un po' su tutti quanti quelli che sono i movimenti, sia diciamo di alta manifattura, possiamo definire tipo i Rolex, possiamo definirlo No, così. Ok. Rolex no, lì no, assolutamente momenti di alta manifattura no, anche perché sarebbe un po' difficile, uno, I reperire pezzi la forse. ricambistica, due, perché parliamo anche di orologi importanti, e là ovviamente ci sono solamente, come dire, gli addetti al lavoro referenziati per fare ciò. Ok.
Ti volevo fare un'altra domanda, ma la tua passione, diciamo, per YouTube, ecco, chiamiamola passione per YouTube, com'è nata? È nata più o meno, anzi, meno di un anno fa ormai, perché il mio primo video l'ho pubblicato a dicembre, quindi insomma a fine dicembre, sarà stato metà di dicembre, fine di dicembre, ma semplicemente per condividere una passione, appunto quella lì della meccanica, con tantissimi altri appassionati che ci sono solamente sulla rete, e per condividere proprio il, come dire, il saper fare dal punto di vista meccanico sull'orologeria. So benissimo che ho tantissimo altro da apprendere, da studiare, però nel mio piccolo volevo anche condividere quella che era la mia passione. Certo, diciamo, nel tuo piccolo dai il tuo contributo, come d'altronde facciamo tutti. Ma tutti c'è sempre assolutamente da imparare in tutte quante le cose, quindi assolutamente sono assolutamente assetato e affamato di conoscenza. Certo, ci sta. Dunque, noi abbiamo qui un bel lotto, ragazzi, io darò tutti questi begli orologi di vari marchi, con vari movimenti, alcuni anche carini, automatici, c'è anche un bel Seiko, vedo qui, a Giorgio, li mettiamo in asta come abbiamo fatto l'altra volta e tentiamo di aiutare qualche cagnolino nel miglior modo possibile. Detto questo, io ringrazio Giorgio prima di tutto per l'invito a cena e poi per il video che sta facendo con me e per la collaborazione che ha deciso di fare, ecco, ha deciso di collaborare con me per gli orologi e tutto quanto. Giorgio, salutiamo gli amici, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video della Cristina di Roma. Assolutamente, ragazzi, io ne approfitto. Se volete iscrivetevi, poi se non lo vanno. No, iscrivetevi anche al canale di Giorgio, Barba Orologeria. Ovviamente noi collaboreremo sempre con Giorgio per tanti altri progetti che verranno più in là, ecco. Che dire, un abbraccio a tutti quanti e ci vediamo prossimamente con la classifica di Emma e Barbo Orologeria. Un saluto a tutti, ciao ragazzi! Ciao ragazzi.